In questo video di oggi, all'interno del mio blog, voglio parlare di una tecnica che un po' ho acquisito negli anni. Pur amando la chitarra, il mio strumento preferito, ogni tanto mi sento annoiato dai soliti fraseggi da fare su questo strumento. Quindi non è raro, per me ma come per tanti altri chitarristi, di cercare di attingere dal linguaggio di altri strumenti. Nel pezzo che vi ho fatto sentire adesso, nell'improvvisazione che ho fatto adesso, non ho fatto altro che incorporare delle frasi rubacchiate ad altri strumenti. È un percorso in continua evoluzione per me, come per tantissimi altri chitarristi ben più famosi e bravi. Io quello che faccio attualmente è rubacchiare dagli strumenti che sento all'interno del mio genere, quindi il rockabilly, il rock and roll, il western swing o il country. Il primo strumento che ho provato a imitare è stato la ritmica del pianoforte. Mi piace tantissimo quando i pianisti iniziano quelle ritmiche honky tonk classiche, dove il basso con la sinistra delinea una linea molto, molto serrata che cammina benissimo, mentre la destra contrappunta l'accordo. Quello che ne viene fuori è questa roba qua. Altro che con le corde basse tenere la classica linea. E con l'indice e l'anulare della mano destra tengo l'accordo, in questo caso il La, fisso qua. E insieme. Cambio continuamente la figura perché devo sfruttare le corde a vuoto e la simmetria della tastiera, che è completamente diversa da quella del pianoforte. Un'altra cosa carina è per esempio tenere una nota di pedale, quindi fissa, quindi in questo caso il do diesis, al nono tasto della prima corda, e disegnare il solito boogie. Thank you.
sono passato dal Ra, dalla al Re, ho mosso il mignolo della mano sinistra dal nono tasto al, dieci, al decimo, quindi per passare dal Do diesis, che è la terza maggiore dell'accordo di La, al Re, che è la tonica dell'accordo di Re. Quindi quello che viene fuori è così. Tengo anche per l'accordo di Mi. Perché alla fine non è altro che la sesta o la tredicesima, risuona abbastanza bene, anche perché è una nota all'interno del giro di buchi sull'accordo di Mi maggiore. Questa è una delle soluzioni, quindi... Questo classico giro di honky tonk serve tantissimo per riempire le parti ritmiche all'interno di un'improvvisazione, dell'accompagnamento e tutto il resto. Una frase che io ho rubato a diversi pianisti è quella con cui loro chiudono il giro, che è questa qua. Faccio altro che muovere la terza maggiore dell'accordo, quindi del Mi. Na, 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 na. Questa è più chitarristica, però l'idea di base è il classico turnaround da pianista honky tonk. E questa era un'idea, solamente uno spunto per poi trovare altre soluzioni. Un altro strumento che io copio tantissimo, perché mi piace, perché lo sento spesso nella musica che ascolto, è la steel guitar, la lap steel, diciamo quello strumento che si suona sulle ginocchia, comunque in posizione orizzontale, con accordatura aperta. La cosa che più mi piace di questo strumento è l'accordatura, è la sonorità che ne esce. Di solito questi strumenti sono accordati in do sesta, quindi quello che vi trovate altro non è che un accordo con la sesta, molto in evidenza, quindi quel suono un po' morbido e definirei celestiale dell'accordo di sesta. Quindi, questo è là. Questo è il classico suono della chitarra lap steel per come è accordata. Il chitarrista lap steel non fa altro che glissare in maniera abbastanza frequente l'accordo utilizzando la slide, la tom bar. E quello che io provo a fare è imitare questi tipi di chitarristi e questo suono che ottengo. Questa cosa loro lo fanno spessissimo, prendere un accordo all'ottava superiore e subito, rapidamente, scenderlo sull'ottava inferiore con questi glissati velocissimi. Un altro trucchetto che il chitarrista lap steel utilizza è fare le frasi per coppie di nove. Turnaround classico che i chitarristi lap steel utilizzano spesso. Non fanno altro che muovere l'accordo Mi
fino al La successivo, che chiuderebbe il giro. Quello di muovere l'accordo due note per volta altro non è che far questo. Che il chitarrista Lapsteel utilizza spesso è quello di giocare con il tono della propria chitarra. Eccessivo, però all'interno del giro le idee sono tante. Provo a fare un breve solo utilizzando un po' queste tecniche. Ok. Questo era un simpatico giochino, utilizzando l'accordo, sempre lo stesso accordo, trovando mille soluzioni per suonarlo, ispirandosi al sound dei chitarristi Lapsteel. Un'altra cosa che a me piace tantissimo è ascoltare il modo in cui alcuni sassofonisti eseguono i loro assoli. Uno dei miei sassofonisti preferiti era il sassofonista di lui prima, che si chiamava Sam Butera. E lui in alcuni pezzi molto famosi di Sam Butera, di Luis Prima, fa degli assoli veramente eccezionali, minimali, utilizzando una sola nota, però con una scansione ritmica così serrata e un suono, perché il sassofono poi di suo ha un suono bellissimo, poi Sam Butera aveva un suono nella sua conformazione splendido. Quindi, utilizzando una sola nota, vedete dove quanto importa la scansione ritmica, quanto importa il suono e quanto importano i trucchetti. Lui faceva spesso lo staccato. Io ho provato ad imitarlo, spesso e volentieri. Certo, con la chitarra è veramente difficile ottenere il suono del sassofono, però ci si può provare. Uno dei soli più belli che mi piace ricordare è quando lui, utilizzando la tonica, scandisce i cambi d'accordo come se fosse una batteria a volte, la forza del rullante, giocando solamente con la terza maggiore o la terza minore e la stessa nota della tonica un'ottava inferiore. Faccio un piccolo esempio. Oh,
E via, non posso esagerare con una sola nota. Ho utilizzato il La, la sua nota rispettiva un'ottava inferiore. E ci si può giocare quanto si vuole su questo modo di improvvisare. L'ultimo strumento che io analizzo, al quale rubo qualcosa, è il banjo. In realtà non è un'idea tanto mia, perché i banjo roll sulla chitarra sono un trucchetto vecchissimo, di cui alcuni chitarristi ne hanno fatto proprio il loro asso nella manica. Per citarne uno, Albert Lee utilizza spessissimo i banjo rolls, cioè l'intro di uno dei suoi brani più famosi. Il banjo ha questa caratteristica di tenere delle note sempre fisse sotto e poi con le altre dita della mano destra giocare e disegnare delle linee vere e proprie. Provo a fare un piccolo esempio per vedere un po' quello che ne esce. Così. Fatto altro che tenere la linea melodica sulla terza corda, quindi sul sol, e rollare le altre due corde a vuoto. Ci vuole un po' di esercizio, soprattutto per prendere dimestichezza con la mano destra. Io l'ho fatto col thumbpick, ma riesco a farlo anche col plettro, tenendo il plettro tra indice e pollice, utilizzando le altre dita. Insomma, questi sono i trucchetti, buono studio, buona esercitazione e soprattutto buona ricerca verso i linguaggi degli altri strumenti che riservano sempre delle piacevolissime sorprese. Ciao, grazie, non vi dimenticate di dare un'occhiata al mio blog dondiego75.blogspot.it. Ciao!